Ben ritrovati su Spa Kitchen con questo bel sole, anche se non è mattina, parliamo di colazione. Il mio desiderio, uno dei miei desideri gastronomici per il 2024 è quello di dedicare tempo alla colazione. Siamo tutti di fretta, corriamo, ma prendiamoci questo tempo per gustare un buon caffè, un tè, una cioccolata fumante. E vi propongo tre ricette che condivido volentieri, ma che sono anche un promemoria per me, quindi un video soprattutto per me. E adesso andremo a preparare queste tre colazioni a base di avena. Venite! Adoro molto le colazioni calde. Ho bisogno di calore la mattina e quindi questa colazione è perfetta per me. Allora aggiungerò un bel cucchiaino di cacao amaro. Non aggiungo dolcificante, potreste aggiungere, non so, un po' di zucchero, ma io metterò un po' di miele alla fine e poi ci sarà comunque la frutta che addolcirà il nostro porridge. Allora, aggiungo così. Ecco, poi vedrò in cottura se aggiungere ancora un po' di latte. Direi che andiamo sul fuoco. Ora passiamo alla frutta. Qui libera scelta, scegliamo sempre frutta di stagione. Le mele, le pere che ci stanno anche molto bene con il cioccolato. Io utilizzerò invece il cacomela che mi piace molto anche a livello cromatico, quindi sbucciamo, cioè facciamo dei cubetti di cachi. Cremoso. Bene. Adesso siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Userò questa ciotola. A questo punto potreste anche aggiungere qui del miele. Ne aggiungo giusto un po', così. E poi aggiungiamo del burro di anacardi nel mio caso, ma potreste aggiungere qualsiasi crema di frutta secca. E la frutta a volontà. Goloso, vero? E adesso passiamo alla seconda colazione. Adesso passiamo a una specialità svizzera che si chiama Birkir Müsli. Allora, adesso diciamo che c'è una preparazione di base, poi ci sono delle varianti, si aggiungono magari altri ingredienti. Iniziamo comunque dall'avena. Ecco. Grammi di avena, poi metterò un po' di yogurt, ma prima forse è meglio il latte, 125 ml. A questo punto, mentre l'avena si gonfierà, passiamo all'altro ingrediente fondamentale che è la mela grattugiata. Ed ecco le mele. Adesso spruzziamo un po' di succo di limone e qui aggiungeremo il miele. Metto due. Nella versione originale c'è anche l'uvetta, che siccome a me non piace molto non la metto, ma la inserirò nella lista ingredienti.
La cosa bella del Birkir Muesli che si può preparare prima, anche la sera prima, per il giorno dopo. Per chi ama le colazioni di questo tipo, è veramente perfetto. Passiamo alla frutta secca, delle noci, delle mandorle. Così. Poi ho anche ancora delle mandorle. E voilà, prendiamo il nostro Birkir Muesli. Questa è una mega porzione. E aggiungiamo. Chi vuole può aggiungere ancora un po' di miele, assaggiate. E questo è il Birkir Muesli, specialità molto molto sana della Svizzera. Per la terza colazione prepariamo una bevanda per chi preferisce bere invece di mangiare. Utilizzeremo della farina di avena, quindi molto fine, per preparare un mix che poi potete tenere tranquillamente in dispensa. Vi metto la ricetta completa in descrizione e così basteranno 1 o 2 cucchiai, a dipendenza dalla quantità di latte o di bevanda vegetale che volete utilizzare, per creare questa sorta di simil cioccolata buonissima. E voilà, è pronta la nostra simil cioccolata a base di farina di avena, perfetta anche come merenda, tra l'altro. E con questa bella tazza fumante di cioccolata vi do l'appuntamento a settimana prossima con una nuova ricetta e intanto buone colazioni a tutti, godetevi questo momento di tranquillità la mattina per avere la carica per tutto il giorno.